Bene, buonasera a tutti. Io vi do, se Carla non mi richiama, vi do il benvenuto, i benvenuti a questa serata. Una delle tante presentazioni che facciamo regolarmente, questa sera è una presentazione un po' particolare perché abbiamo l'occasione, direi anche l'onore, ma l'occasione di parlare con, di avere qui con noi un autore che al suo primo libro ha vinto un premio prestigioso. Io credo che il Bancarella sia il premio più prestigioso, perché è il premio assegnato dai librai e quindi non ci sono manovre di case editrici, quest'anno non è il prossimo, che è cosa di questo genere. Bene, Marcello Simoni ha accettato con piacere di venire a presentare il suo secondo libro. Come abbiamo sentito un attimo fa, chi ha letto il primo è rimasto entusiasta, io credo che anche il secondo sia sullo stesso livello. Ti auguriamo il Bancarella del 2013. Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo e sicuramente sarà un appuntamento. Non voglio portare via tempo a questa presentazione. Marcello Simoni sarà affiancato da Jacopo, che molti di voi conoscono, chi non lo conosce sappia che è un ragazzo speciale, giovane ma veramente in gamba. Un grande amico della libreria e un grande amico nostro, nonostante la differenza d'età. Nonostante la loro antipatia. Quindi non è solo bravo, è anche un santo praticamente. Okay. Vi ringrazio, vi lascio ai vostri lettori. I suoi, io ho scritto io. Beh, rubiamo in questo anche momento sei un po' coautore, nel senso che hai letto il libro e devi parlarne. Faccio io la primissima domanda a Marcello. Ci racconti un po' come sei arrivato a scrivere un libro di questo genere? Tu facevi, immagino che tu lo faccia ancora, ma facevi e fai un lavoro molto particolare, ma soprattutto in un ambiente particolare. Potremmo partire da lì? Direi proprio di sì. Grazie. Intanto ciao a tutti, grazie alla libreria di Sotto per ospitarmi questa sera. Pagina 18. Pagina 18. Perché un libro si può cominciare da pagina 18 o terminare a pagina 18. Allora, io ho sempre avuto una passione, ho sempre nutrito passione per i libri. Per i libri non solo per quello che contengono, ma anche per quello che rappresentano, perché il libro da sempre è simbolo, è una chiave per accedere non solo alla conoscenza, ma anche alla libertà. Alla libertà di sapere e di poter scegliere, perché solamente chi conosce, solamente chi si fa delle domande, riesce poi a interagire con gli altri e a trovare il proprio posto nel mondo. Almeno questo è il mio modo di vedere, di pensare. E proprio per questo ragiono per libri, ma anche per labirinti, perché la fine della vita è un labirinto, ma anche le biblioteche, i libri, le librerie sono labirinti. E molto spesso la verità la troviamo quando ci perdiamo, perché alla fine, quando noi andiamo a cercare un libro, quando noi ci aggiriamo tra gli scaffali, in realtà cerchiamo noi stessi, cioè cerchiamo un qualcosa. La verità che cos'è? È quel qualcosa che ci dice chi siamo, che cosa ci facciamo nel mondo e cosa esattamente, quali sono le nostre intenzioni e come vogliamo vivere. Perciò questo era il mio intento, parlare di quello che adesso viene definito, scrivere quello che viene definito un bibliothriller, però un bibliothriller ambientato nel Medioevo, perché credo che sia un periodo ottimale non solo come scenario di una storia che comunque delle sfumature gotiche, si parla di ammazzamenti, si parla di inseguimenti, di libri perduti, ma è anche un periodo che ha un certo valore simbolico. Il Medioevo è il momento in cui l'uomo si trova a metà strada tra l'età antica e l'età moderna, cioè è ancora attaccato a quella che è la mentalità del paganesimo,
inizia a nutrire delle leggende, delle superstizioni, a vedere delle cose che non riesce magari più a capire, non riesce più a interpretare come un retaggio di un'età antica, però ancora li conserva e le vede. Però è un uomo che ha un'elasticità mentale, una portata del pensiero che farò trasformare in un pioniere, nel pioniere dell'età del Rinascimento. Dunque il Medioevo è molto importante, poi comunque perché è distante, è qualcosa che veramente si può rapportare anche ai giorni d'oggi, perché si parla spesso di secoli bui. In realtà oggi non viviamo dei secoli di luce, viviamo sempre un periodo oscuro, e il Medioevo poi non è tanto oscuro, perché è un periodo di grandi scoperte, è un periodo in cui nascono le università, ci sono gli scrittoria che conservano, che copiano e che traducono libri provenienti da ogni parte del mondo conosciuto, e poi nascono i comuni, nasce anche una coscienza civica, un qualcosa che comunque è molto di più di quello che è qualche secolo prima, quando l'uomo viveva in un impero ormai o lo sfaceva. E dunque ecco perché il Medioevo, ecco perché la mia passione per un periodo che non è tanto oscuro, ed ecco perché la passione anche per i libri. Poi in mezzo ai libri io ci lavoro, perché comunque sono bibliotecario, sono stato un massaggista, archeologo, e da questi oggetti, dai libri ma anche dagli oggetti antichi, comunque ho sempre ricavato delle suggestioni, non solo dei dati scientifici, perché quando studi un oggetto, un vaso antico, un libro del 1500, naturalmente inizi a studiare l'oggetto come qualcosa che appartiene a quello che noi definiamo antiquariato, addirittura archeologia, cioè un qualcosa che ha una misura, ha uno spessore, ha un certo tipo di decorazione, però c'è anche una suggestione a chi è appartenuto a questo libro, di cosa parla. Un certo oggetto che può essere anche solamente una mola, una palla di cannone, un pugnale, che ruolo ha avuto nella storia, chi è appartenuto, in quale casa, perché si trova in questo posto, tutte queste non sono dati scientifici, ma sono suggestioni, e vanno a toccare una corda particolare, che è quella della creatività. Perciò se una persona poi è portata non solo ad analizzare qualcosa ma anche a inventare storie, ecco che si trova, avendo in mano un libro, un oggetto, si trova già a vivere una storia che è fiction, però da un certo punto di vista è anche verità. Sì, appunto. Allora, il libro nel libro. Una cosa che ho notato, per quelli che magari hanno già letto il primo libro, è sicuramente due cose. Il rapporto che si ha con i libri all'interno del libro è elitario. Ci sono... molto marcata questa cosa, chiaramente non tutti sanno leggere e i libri sono visti un po' con sospetto. E nel titolo del libro hai voluto, sia in questo che nel primo, hai voluto appunto far uscire questa cosa qua. Mi hai confermato che anche nel terzo l'oggetto della ricerca sarà un libro. Quindi la mia domanda voleva essere questa. È proprio il tuo lavoro che ti ha portato a inserire questa tematica? Ma più che altro, allora, intanto preciso, nel terzo non ci sarà cioè l'oggetto cercato non sarà un libro, ma ci sarà un libro sempre allo sfondo, perché alla fine poi i libri parlano soltanto di libri. Io l'ho imparato leggendo autori come Arturo Perzavetta. Il Club Dumas è un grande romanzo, molto spesso si parla del nome della rosa, ma in realtà ci sono tanti libri che parlano di libri. Io ho trovato appunto in questo autore, Arturo Perzavetta, il Club Dumas, ma anche per esempio altri suoi romanzi dove si citano di continuo opere di altre persone. E mi piace creare quello che definirei un gioco di specchi, cioè veramente un libro che parla di libri è come un libro che riflette se stesso, e si creano queste porte infinite, queste fisarmoniche di immagini che alla fine si replicano all'infinito, però in questo caso sono anche delle porte sempre diverse che portano qualcosa. Io penso che il lavoro del bibliotecario o il libraio a volte non basti, cioè bisogna comunque sviluppare una passione fin da ragazzini, prima di iniziare a lavorare, cioè quando si vuole diventare qualcosa o qualcuno. Io fin da ragazzino ho sempre nutrito un grande fascino per i libri, ho sempre visto questi oggetti anche un pochino con una sorta di venerazione. Quasi con timore. Il primo libro che ho letto è stato Pinocchio,
E poi dopo, quando sono diventato più grande, mi è stato regalato 20.000 leghe sotto i mari. Io non lo volevo leggere perché mi aveva regalato questo libro che era enorme, grossissimo. Lo volevo dare indietro, volevo un libro a figure dei miti, degli dei, degli eroi. Mi ricordo ancora come oggi, ho fatto il Diavolo 4. E invece dopo leggendolo mi sono innamorato di questo romanzo e ho iniziato a leggere altre cose. E perciò da sempre io ho visto questo universo, il libro, come qualcosa che nasconde l'avventura, oppure crescendo anche libri comunque di saggistica. Però ci sono poi altre cose, ci sono altri universi a cui si accede leggendo. Dunque è stata una cosa, una sorta di work in progress. Dopo ho sviluppato anche una passione per i personaggi costruiti dei libri, e anche per un discorso particolare di quello che viene definito lo pseudo-biblio, cioè il libro che esiste solo perché viene descritto da altri libri. Questa è una citazione a Lovecraft, cioè il Necronomicon. Infatti nel mio primo romanzo viene citato anche il Necronomicon, un libro che in realtà non esiste, ma che viene inseguito, che viene ritrovato dai personaggi di Lovecraft. E c'è anche da chiedersi una cosa: ma un libro che non esiste, ma che viene citato da un altro libro, possiamo veramente dire che non esiste o già in potenza esiste? È successo qualcosa con il mio primo romanzo, dove si cerca un manoscritto, L'Utere Ventorum, che in realtà non esiste, e, però nel mio romanzo questo libro viene descritto. Viene dato come è andato di fatto. Dunque, nel momento stesso in cui un lettore pronuncia il titolo di un libro che non esiste, inizia a immaginarsi come sia fatto questo libro, in realtà una parte di questo libro inizia già a esistere. È un gioco un po' che fanno anche Zaffon, è un gioco che fa anche Umberto Eco, ed è qualcosa di molto creativo, perché permette non solo allo scrittore di essere un creativo, ma anche al lettore di diventare un creativo, un autore a sua volta, perché l'autore è costretto a immaginarsi qualcosa che non esiste e dunque a mettere in moto un meccanismo, una serie di idee che lo rende attivo. Noi quando guardiamo un film assumiamo delle formazioni a livello passivo, cioè abbiamo delle immagini che entrano, non possiamo mutarle perché comunque sono già così, dei dialoghi che sono già così, dei timbri di voce che noi dobbiamo assumere. Invece un libro ci rende autori, e quando poi un libro ci costringe a inventare o a immaginarci un libro, un labirinto o un castello o uno scenario, noi stessi diventiamo appunto degli autori, come la persona che sta scrivendo, e dunque dobbiamo mettere in moto un qualcosa che a volte ci si dimentica di avere, il cervello.